Possiamo. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione di quella che identifichiamo come la prima edizione di Economia e Come, essendo stata quella dell'anno scorso un'edizione zero, davvero organizzata anche un po' velocemente e con un ottimo successo che ci ha permesso, come dire, di disegnare e di costruire questa edizione, il primo festival della capitale dedicato ai temi economici. Prodotto da Fondazione Musica per Roma e Camera di Commercio di Roma, promosso da Invitalia, con la consulenza editoriale di La Terza Agorà. Io ringrazio peraltro per l'importante collaborazione sia la Regione Lazio e Lazio Innova che Italia Camp che ci hanno aiutato in questo percorso organizzativo in maniera significativa. Innanzitutto ringrazio Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, che è qui con noi, Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio, che hanno creduto sin dall'inizio, diciamo, a questa iniziativa, ne hanno colto in maniera importante tutti i tratti della sua importanza e di realizzarla in questa città. E anche dopo il successo della prima edizione, quello che abbiamo appunto definito l'edizione zero, che aveva registrato oltre 6.000 presenze, hanno voluto continuare a sostenere questo festival sia economicamente sia soprattutto con le loro idee, con le loro proposte, con la loro organizzazione. Quindi questo è stato per noi particolarmente significativo, dandoci proposte, iniziative a cui è stata data poi una forma, diventando un programma, come vedrete oggi, fitto, intenso, di oltre 30 eventi. Grazie alla supervisione scientifica autorevole dell'editore La Terza, che ringrazio nella persona di Giuseppe La Terza e dei suoi collaboratori come Lodovico Stael e Lia Di Trapani, che sono con noi, vi ringrazio particolarmente anche per tutti gli sforzi che hanno fatto nel seguire gli input dei promotori. Roma aveva sicuramente bisogno, l'abbiamo detto e sottolineato più volte, di un festival dedicato, centrato alla contemporaneità, a un tema come quello dell'economia che mai come in questi tempi, mai come in questi giorni, direi che peraltro sono anche i giorni di preparazione della nostra legge di bilancio, quindi del documento economico più importante del paese, quello che indica la strada per gli operatori economici, per la pubblica amministrazione, per gli investitori. E che è diventato così importante anche per il dibattito politico, cruciale per l'interesse dei cittadini. Io sottolineo spesso il tema, per esempio, dello spread, che forse pochi anni fa era un termine per addetti ai lavori, che oggi è entrato nella nostra vita quotidiana, nei titoli dei telegiornali, e che sempre di più rappresenta un elemento di interesse importante per la vita di tutti i cittadini, per quello che significa per i nostri risparmi, per i nostri interessi economici. Roma aveva sicuramente bisogno di un festival perché Roma, anche proprio per il ruolo politico che ha, centrale sulle grandi tematiche economiche, è il luogo dove viene pensata gran parte della politica economica del paese, che quindi era importante in una città come questa affrontare in maniera strutturata, in maniera anche così ricca, un percorso di questo tipo. Ci sono molti temi che abbiamo voluto rappresentare anche in questa edizione, non solo l'acceso dibattito economico relativo a quello che citavo prima sulla recente manovra finanziaria, ma anche il tema dell'immigrazione, della moneta unica, del reddito di cittadinanza che avrà uno spazio suo specifico e quindi di analisi dal punto di vista economico e di impatto sociale, dello sviluppo economico del meridione che rappresenta ancora una volta uno dei fattori particolarmente più importanti, dell'occupazione, della disoccupazione, questioni che rimandano a loro volta a temi ben più ampi. Al ruolo dei mercati internazionali, mercati finanziari, in un mondo globalizzato dove l'Italia rappresenta solo un piccolo anello, un piccolo passaggio, ma fondamentale. Pensare a volte di isolare il nostro paese da un contesto così complesso è a
volte, come dire, del tutto oggetto di un utopico livello, diciamo, di discussione. Noi siamo un paese che non ha materie prime e che quindi è costretto a importarle per la quasi totalità, ha esportazioni per 550 miliardi, quindi un pezzo fondamentale della nostra produzione del PIL. Di questi 550, 450 sono dovuti alla manifattura, e quindi pensare, come dire, che il nostro paese possa essere autosufficiente, quindi vivere in un contesto in cui possiamo pensare solo come se l'Italia venisse prima di tutto, è del tutto utopico e irrealistico. Sono tante quelle questioni che stimoleranno anche risposte alternative di sviluppo, nuove visioni di un'economia più sostenibile a livello sia ambientale che a livello umano. Tutte queste, molte altre questioni saranno al centro di questo festival, un'iniziativa, un format nuovo per la Fondazione, ma che viene, diciamo, sulla scia di format di grande successo. Pochi giorni fa abbiamo presentato quello, sempre grazie alla collaborazione di La Terza, sulle lezioni di storia, un ulteriore ciclo di lezioni di storia, quest'anno particolarmente interessante, perché sarà dedicato al carattere degli italiani, quindi il carattere di un popolo che riveste una delle caratteristiche più importanti di una nazione. Ma questo è un format ancora di più rispetto agli altri, rivolto alla città, rivolto ai giovani, ai tanti giovani che siamo sicuri che folleranno queste sale, con cui abbiamo deciso di rispondere ad un'urgenza, cioè quella di approfondire alcuni temi, non solo proponendo in un'ottica di vocazione programmatica per il futuro, ma anche con uno spirito e direi un auspicio che si può evincere dal sottotitolo, che abbiamo voluto mantenere anche rispetto all'anno scorso e non cambiarlo, perché secondo noi rappresenta la chiosa finale, cioè l'impresa di crescere è indubbiamente ancora di più valido in questo momento storico, dove crescere è la nostra unica possibilità di sopravvivenza rispetto alle grandi problematiche economiche, cioè lo sviluppo e la crescita rimangono l'unica medicina rispetto alle malattie che ci portiamo dietro di un alto debito pubblico e di tutti i nostri problemi più economici, ma crescere e sviluppo rappresenta oggi un'impresa, è certamente più difficile in un contesto economico internazionale reso complesso dalle barriere commerciali, dagli egoismi, da alcuni individualismi di paesi che non rendono più fluida e più dinamica il commercio internazionale, da tanti mali, gli alti debiti pubblici, i vincoli di carattere europeo alla nostra crescita. Ecco, quindi ecco perché le due parole sono abbastanza legate l'una all'altra. Crescita e sviluppo sono indubbiamente la nostra direzione, ma quanto è difficile crescere e svilupparsi in un contesto così difficile come quello che stiamo vivendo. Il festival, come avrete visto dal materiale, si svolgerà dal 9 all'11 novembre, prevede oltre 30 appuntamenti organizzati in diverse format. Sottolineiamo che sono tutti totalmente gratuiti, per offrire al pubblico una chiara lettura degli scenari economici attuali. Quando l'abbiamo pensato questo festival, l'abbiamo pensato come un regalo alla città, come una voglia di abbracciare ancora una volta la città e renderla partecipe di temi, di lezioni, di aspetti culturali molto, molto, molto complessi, e di rendere la popolazione partecipata, quindi aprire le porte più ovattate delle stanze dove normalmente si discute di economia e abbracciare il largo pubblico. Ecco perché abbiamo voluto, anche grazie all'aiuto dei nostri due sostenitori, che tutti questi eventi fossero totalmente gratuiti, proprio per allargare il più possibile ai giovani, agli studenti, al mondo delle università, al mondo degli ordini, delle associazioni, rendere più partecipata questo festival. Avremo nel format, naturalmente, quello che noi chiamiamo e che abbiamo definito i dialoghi, dibattiti politici su temi controversi di attualità. Si alterneranno a questo filone le cosiddette frontiere, che sono delle tavole rotonde
dedicate allo sviluppo dei territori, alla cultura come risorsa, allo stato di salute della nostra economia. Un altro filone è quello delle visioni, invece, dove vari studiosi, non solo provenienti dal settore dell'economia, offriranno delle lezioni magistrali su questioni cruciali per il mondo dell'impresa. Ci sarà uno spazio anche per un confronto con rappresentanti del campo dell'innovazione su temi molto importanti, in cui dopo approfondiremo, un approfondimento peraltro anche sulla vita politica e pubblica del Paese, lo avremo con le grandi interviste, quindi vari filoni all'interno del Festival che arricchiscono, diciamo, l'intero programma. Avremo personaggi dell'impresa, delle istituzioni che racconteranno anche la loro idea d'Italia, la loro idea di sviluppo, la propria esperienza sul campo attraverso le storie, un altro filone che arricchisce già quelli precedenti. Infine, una novità di quest'anno è rappresentata dai focus, lezioni magistrali su aspetti importanti della vita quotidiana e sulle misure in Italia per affrontare al meglio il futuro. Avete visto scorrere alcuni probabilmente degli elementi di questo programma, ve ne cito solo alcuni e lascio anche agli altri relatori a approfondirli nel caso. Tra i relatori del Festival avremo grandi figure, alcuni studiosi di discipline economiche e non. Vi cito per tutti Alberto Alesina, che è professore di economia politica all'Università di Harvard e che peraltro è anche un rinomato editorialista, che tratterà il tema della globalizzazione, che l'ho citato prima, oggi ha probabilmente un punto di svolta del suo progetto, insieme al suo collega Richard Baldwin, che è professore di economia internazionale presso il Graduate Institute di Ginevra, che spiegherà anche il nuovo fenomeno della grande convergenza, la rapida industrializzazione di nazioni rimaste finora ai margini dell'economia e la simultanea deindustrializzazione delle nazioni sviluppate. Dicevo qualche tempo fa che tanti anni fa avremmo immaginato, con paesi così sviluppati e tanti paesi poveri, come il mondo ideale sarebbe stato quello di travasare, no, questo percorso, quindi fare in modo che la ricchezza dei paesi più ricchi potesse essere portata a beneficio dei paesi più poveri, dei tanti miliardi di persone che non avevano accesso al benessere, allo sviluppo, alla salute e tutti i processi e i progetti che ha avuto, diciamo, l'economia mondiale. Ecco, ora che questo in parte è successo, non completamente, ma parzialmente è successo, naturalmente le nazioni più sviluppate sentono il peso di questo travaso, quindi di un passaggio così importante. Quindi gestire questo processo di una nuova globalizzazione e di un nuovo processo di industrializzazione nei paesi più poveri è indubbiamente uno dei fenomeni più interessanti da ascoltare. Avremo Lucrezia Reitling, economista della London Business School ed esperta di politica monetaria, che discuterà invece di flessibilità in relazione alle regole europee e negoziati aperti con Bruxelles. Anche questo è un tema di grandissima attualità in questi giorni, in cui il nostro governo si confronta, diciamo, con le regole comunitarie, si confronta con il processo che ci ha portato alla nascita dell'euro e quindi col fiscal compact e quant'altro. Avremo anche alcuni momenti molto attesi, abbiamo parlato prima di intelligenza artificiale, avremo qui uno dei padri fondatori a livello mondiale dell'intelligenza artificiale, lo scienziato e filosofo tedesco Jürgen Schmidhuber. Saranno inoltre presenti Carlo Cottarelli, l'economista, per qualche ora anche presidente del Consiglio incaricato, ma insomma verrà invece in veste di economista e di ex responsabile della spesa pubblica, il sociologo e politologo inglese Colin Crouch e il presidente a chiusura del Festival dell'Observatoire Français de Conjonction Économique, Jean-Paul Fitoussi, che chiuderà l'intero Festival. Tra le personalità politiche avremo anche un dibattito che coinvolgerà anche il dottor Arcuri e il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, peraltro in questi giorni particolarmente di attualità, anche col tema della TAP, che nella prima giornata del Festival interverrà sulla questione meridionale, sul ruolo che lo Stato dovrebbe avere per creare modelli sostenibili di sviluppo. Come l'anno scorso, anche quest'anno, e qui chiudiamo
anche con un aspetto tra virgolette più ludico, ma avremo un momento dedicato allo spettacolo che vedrà protagonisti il più noto storyteller italiano Federico Buffa e il compositore e direttore d'orchestra Alessandro Nidi, che ripercorreranno insieme una delle pagine più significative della storia dell'Atletica Reggina. Non mi rimane che augurare un grande successo a questa nuova edizione del Festival, ringraziare tutti coloro che sono stati dietro le quinte per creare questa edizione, i nostri sponsor nuovamente, i nostri supporter, e buona edizione di Economia Come. Grazie. Cos'è? Grazie Presidente, oggi è per la Fondazione, per me, per tanta ragione, una giornata veramente speciale. Io non voglio cominciare tutti questi ringraziamenti senza ringraziare e chiedere un applauso importantissimo per il nostro carissimo Stefano Andreani, che non è con noi oggi. Per me personalmente è stato un vero piacere conoscerlo, mi ha fatto imparare tante cose in poco tempo, e lui ha lottato veramente per questo festival, lui ha messo una misura bellissima di come doveva essere dimensionato, e il mio testimone di gratitudine non solo per lui, però penso che è bene. E anche voglio ringraziare specialmente al nostro socio fondatore Camera di Commercio e la persona di Lorenzo Taglieranti. Lui veramente ha fatto crescere la nostra economia, parlo della Fondazione, e anche ha fatto una cosa che a me mi è sembrata veramente bella, che per la prima volta in questa prima edizione, e Aurelio Regina sarà d'accordo con me, portiamo questo festival in città, perché abbiamo una previa che si terrà alla Camera di Commercio, dove si va a parlare di un tema quantomeno bello, che è l'economia del Santo Padre. Qui la lascio e grazie Lorenzo, grazie per il tuo supporto. Grazie per fare questa bella cosa di portare l'economia e il nostro festival in città. E anche Domenico, Domenico che in tutto questo percorso di 2 anni mi ha fatto vedere un'altra visione, no, non solo sportiva, un'altra visione di quello che è Roma, e mi ha fatto imparare tante cose. Alla Regione di Lazio, la Cinova, che è convolta con noi, al nostro socio fondatore del Comune di Roma, che è la persona del vice sindaco Luca Bergamo, sarà qui per parlare di cultura e economia. Parliamo della Terza, parliamo di Lia, parliamo del Ludovico, la lunga, tesa, forte trattativa, e alla fine siamo riusciti tutti. Questo è veramente un miracolo, io mi sento veramente contento. E non voglio rubare nessun protagonismo oggi al nostro Festival dell'Economia, però per me oggi è una giornata molto speciale, è il mio compleanno. Non è il mio compleanno fisico, è il mio terzo compleanno alla Fondazione Musica per Roma. Oggi precisamente sono 3 anni che mi avviene. E è un momento bello, perché voglio approfittarne per ringraziare. Dopo tutto questo tempo io voglio ringraziare in generale al mio CDA, che ha fatto un lavoro per me e con me, che ha avuto pazienza, che ha avuto templanza, e che alla fine siamo riusciti a trovare questo bellissimo risultato che adesso ha la Fondazione Musica per Roma. In particolare al Presidente Aurelio Regina, qui presente, grazie Aurelio, perché in questo tempo siamo riusciti veramente a fare una cosa bella per la Fondazione Musica per Roma. Anche ringrazio per questo compleanno a tutta la squadra di Musica per Roma, perché anche economia stavo facendo, di questo va bene. A me sempre mi è piaciuto parlare che il passato è esperienza e il futuro è illusione, forza, motivazione. E parlando in linguaggio economico e parlando del futuro, posso dire che vedo un bullish trend nella Fondazione Musica per Roma. Abbiamo cominciato a presentare una stagione la settimana scorsa, una stagione veramente piena di contenuto, e il nostro bullish trend si è confermato con il successone che abbiamo avuto. E dico successone così perché il mio italiano è limitato, però credo che il calificativo va bene per quello che è successo con Ben Carter, che è un musico di altissimo livello, è considerato un musicista per musicisti,
e credo che questo sia stato il segno di partenza della nostra stagione. Dopo, cosa posso dire? Non voglio andare sulla programmazione, però avremo un festival mensile. Avremo il gospel, che è successo per la Fondazione, avremo il flamenco, avremo la danza contemporanea di Ricome, scienza della mano del National Geographic, di Ricome e anche della mano di Marino Sinibaldi e tante altre cose. Dopo arriveremo a una kermesse d'estate con in piedi la carria, con grandi sorprese sempre. Da qui alla fine dell'anno solo 45 concerti. Vi dico qualcun nome: Morchiva, Tommy Emanuele, questo virtuoso della chitarra, Tribalista con Carlos Brown, Elisa, Fabio Italiani, da Seba, Barrosa, Meta, Marica Ian, Enali e tanti altri nomi di altissima qualità. Posso dire che siamo arrivati a programmare de maniera olistica, una programmazione per tutti, una divulgazione, un programma di divulgazione, una programmazione di attualità. Posso dire, come ho detto nella ultima presentazione, che anche della mano dell'Accademia di Santa Cecilia faremo per questa divulgazione lezioni di musica contemporanea. Abbiamo lezioni del rock, storia, jazz, arte, matematica, filosofia, di qualità. E adesso mi prendo questa frase bellissima che sempre dice il Presidente Regina, che noi siamo quasi quasi una università. Per la programmazione, per tutto quello programma che abbiamo, perché abbiamo un programma per tutti con una importantissima veste internazionale di qualità. E adesso che siamo d'economia parlo anche, io voglio dare due dati, due ratio di maniera economica. Abbiamo superato un 3% nel periodo gennaio-settembre le presenze all'Auditorio in Parco della Musica, e abbiamo aumentato più o meno il 13% del caso verso lo stesso periodo dell'anno scorso. Questo Festival dell'Economia, importantissimo per la Fondazione Musica per Roma, ha uno smalto internazionale. Sempre noi vogliamo fare la lega tra cultura e musica, perché per noi l'economia è sempre una parte importantissima della cultura. E io come amministratore del Consiglio d'Amministrazione e tutti quanti qua sappiamo lo importante che è la musica per la vita. Noi siamo Musica per Roma e noi parliamo sempre di cultura e di musica, perché io non voglio fare dimenticare a nessuno che la musica è lo più bello che trasporta il vento. Grazie e un successone per questo Festival dell'Economia. Grazie, noi approfittiamo, tutte le conferenze stampa ci spariamo tutto, quindi non sono sull'attualità. Domenico, a te. Sì, grazie, buongiorno. Quello è questo lo lasciamo qua. Vabbè. Grazie a tutti, buongiorno. Allora io non ricomincio i ringraziamenti perché sarei il terzo, quindi accomuno i ringraziamenti a tutti. E noi siamo molto contenti di essere qui anche quest'anno e l'obiettivo del Festival di quest'anno è semplice: superare, migliorare se possibile il successo straordinario che Economia Come ha avuto l'anno scorso quando era il numero zero, come vi diceva il Presidente Regina. Noi l'anno scorso siamo partiti con l'idea di fare una sperimentazione, convinti come eravamo che l'economia fosse una materia di interesse di tutti, che fosse poco approfondita e che, diciamo, meritasse qualche giorno di dibattiti più larghi, più pacati, più profondi, senza, diciamo, come sempre succede quando si comincia, avere un riscontro se questa idea era un'idea che ritrovava un consenso oltre noi stessi o no. L'anno scorso abbiamo avuto un risultato straordinario, malgrado il blocco del traffico uno dei due giorni e il fondamentale derby il secondo dei due giorni. Ciò malgrado 7.000 persone, quindi abbiamo consuntivato alcune convinzioni che ci hanno portato fino a qui. Quest'anno non avremo il derby, forse avremo qualche albero caduto, ma diciamo partiamo meglio rispetto alle condizioni di contesto, anche perché il derby c'è già stato, lo ha già vinto largamente la Roma.
se era sfuggito a qualcuno. No, come Osea ha detto che io ho dato delle indicazioni sportive nel ringraziarmi, volevo precisare a chi non lo sapesse quali erano. Detto questo, allora siamo ritornati con convinzione a riproporre insieme alla Fondazione, la Camera di Commercio e l'Auditorium questa operazione, se possibile ancora più attuale. Segnalo, non per metterci di cattivo umore, che oggi l'Istat ha pubblicato i dati del PIL del terzo trimestre ed è la prima volta negli ultimi anni che il PIL del Paese ha smesso di crescere. Questo, diciamo, ci pone una serie di interrogativi che il Presidente Regina ha analizzato a sufficienza nel suo intervento precedente, che sono tutti racchiusi nel sottotitolo del Festival d'Impresa di Crescere. Noi crediamo che in queste settimane, in questi mesi, si sia sviluppato un dibattito giusto che ci ha portato un po' indietro. Noi pensavamo, dopo il 2008, che le parole come spread, fiscal compact, deficit fossero definitivamente state messe in un cassetto, invece purtroppo ci ritroviamo a riconsiderarle attuali e hanno ricominciato a essere un pezzo della vita di tutti noi, non solo noi che in qualche misura possiamo considerarci addetti ai lavori, ma anche dei nostri cittadini che addetti ai lavori non lo sono e che osservano, cercano di capire, dove possono approfondiscono. Questioni che non sono semplicissime da comprendere e da approfondire, rispetto alle quali la presunzione da cui muovevamo l'anno scorso e che oggi, diciamo, per una volta avvalora l'intuizione che tutti insieme avemmo, per comprendere le quali si fa fatica a pensare che basti un tweet o si fa fatica a pensare che basti un talk show urlato nelle televisioni, veicolate sui vari canali che le persone diverse da noi frequentano. E invece è necessario, appunto, provare a offrire una visione laterale, provare a fare degli 3 giorni larghi, approfonditi, pacati, in cui chi vuole può avere una visione che dura di più di un tweet, una intuizione che dura di più di uno strepito televisivo e portarsi a casa qualche consapevolezza e qualche conoscenza in più. Mai come in questa stagione, che più e meglio di quella dell'anno scorso mette al centro questa faccenda. In queste settimane si è sviluppato un dibattito, così chiudo rapidamente, sul rapporto tra il deficit e il PIL. E avrete notato tutti che questo dibattito si occupa più del deficit e meno del PIL, per dirla con un tweet. E invece l'impresa di crescere ci dovrebbe portare a fare un ragionamento semplice, che sono sicuro, se si impegna anche una massaia che guarda un talk show la mattina, riesce a capire che il rapporto tra il deficit e il PIL è un rapporto tra due numeri, che se un numero cresce e l'altro no, diciamo, modifica lo stato del rapporto. L'impresa di crescere vorrebbe provare a concentrarsi sul PIL piuttosto che sul deficit, e se noi riusciamo a recuperare la traiettoria della crescita e dello sviluppo, che l'Istat oggi ci ha detto aver interrotto, forse rimettiamo questo dibattito dove deve stare. Il dibattito deve stare in un paese, deve occuparsi di un paese che prova a crescere e non solo ad abbassare il suo debito, anche perché se non cresce il debito non lo abbassa e, come tutti i giorni capite, riesce solo ad aumentarlo. Per fare questo, il contributo che speriamo anche quest'anno, più dell'anno scorso quest'anno, Economia Come, può essere non solo attuale ma anche utile. E se noi riusciamo a dare ai cittadini della nostra città, come vi diceva Aurelio, senza chiedergli in cambio nulla altro che il loro interesse, la possibilità di essere un po' più consapevoli, forse facciamo un servizio che è nelle corde delle istituzioni che tutti noi gestiamo, che non sono esattamente vocate al profitto e non sono, diciamo, esattamente orientate a considerare l'EBITDA il dato saliente della loro quotidianità, ma che invece, diciamo, si occupano anzitutto di provare a contribuire, ognuno per quello che può,
a appunto sostenere quella che ci piace chiamare l'impresa di crescere. Questo, se volete, è il ruolo che la holding per lo sviluppo del governo, quale Invitalia è, prova a fare tutti i giorni, ogni tanto prova anche a raccontarlo. Noi metteremo intorno alla, diciamo, al mainstream dei tre giorni che vi ha prima descritto Aurelio, alcuni, diciamo, alcuni dimostratori delle attività che Invitalia fa e dei risultati che consegue per le start-up, per le imprese, per il Sud, per le pubbliche amministrazioni. Siamo sicuri che senza il derby, senza il blocco del traffico, magari con qualche albero per strada, avremo un risultato ancora più straordinario di quello inaspettato dello scorso anno. Grazie. Circa un anno fa Aurelio mi telefonò e mi disse: guarda, insieme agli amici di Invitalia, l'auditorium di Roma e con la collaborazione della casa editrice La Terza, stiamo pensando di fare un evento di dibattito legato all'economia, ci vuoi stare? Io ho detto immediatamente sì, perché dell'iniziativa mi piacevano sostanzialmente due cose. La prima, che era un dibattito non locale. Vedete, noi in Camera di Commercio parliamo sempre delle vicende romane, nella sostanza, mentre qui si proponeva, diciamo, un approfondimento di tipo generale. Perché è importante farlo di tipo generale? E perché sta bene a Roma? Perché Roma, oltre a essere la città dei Romani, è anche la città dell'Italia. Quindi il fatto che nella capitale si discuta dell'andamento dell'economia con temi di tipo generale, pensiamo soltanto a tema importantissimo del Mezzogiorno, credo che Roma fosse una cosa importante. Secondo, perché ci permetteva di rimodificare una immagine della nostra città. Se uno dice: vabbè, ma quali sono le parole che ti vengono in mente quando dici Roma? Allora tutti vanno alla bellezza, la cultura, il sole, il cibo, il Papa. Prima di trovare un argomento economico, devi viene dopo Totti, Totti, poi viene forse l'economia, che è un'immagine secondo me sbagliata, diciamo, sbagliata perché certo diciamo, non è una città industriale Roma, ma dal nostro punto di vista, dal nostro osservatorio, ci dice che Roma in realtà è un luogo dove si fa impresa. Anzi, a Roma si sta realizzando quello che io chiamo il paradosso romano. Se noi andiamo a vedere i dati, che è una delle tipiche cose che fanno quelli delle camere di commercio, andiamo a vedere che a Roma ci sono 498.000 imprese e abbiamo un incremento ormai da quasi 10 anni di un incremento annuale dell'1,2% di imprese anno su anno di fronte ad un dato nazionale dello 0,2%. Che significa? Che da quando è cominciata la crisi a Roma ci sono 80.000 imprese in più. Guardate, per un giovane romano, quando uno pensava al lavoro, uno pensava: ma faccio il concorso, mo, eccetera, eccetera. Raramente lo diceva: metto a fare l'imprenditore, oppure mio padre mi dà l'azienda, eccetera, perché non siamo nel nord-est. In realtà, in questi 10 anni di crisi, una parte rilevantissima di romani hanno scelto per la propria vita, per la propria di fare impresa. Questa è una notizia, come dico io, e che sta in parte cambiando, diciamo, la stessa percezione della stessa città. Questo significa ovviamente che noi abbiamo molte più imprese di Milano e l'incremento è alto. Il paradosso dove sta? Il paradosso, che è la seconda parte del nostro titolo, l'impresa di crescere, che a Roma crescono le imprese, ma l'impresa non cresce. Questo che vuol dire? Che la dimensione media delle imprese romane è diventata più piccola, più fragile. La capacità di produrre ricchezza è tale che nella nostra città noi non siamo ancora riusciti a recuperare quel PIL che abbiamo perso con la crisi. Quindi è paradossale,
produciamo meno di quanto producevamo 10 anni fa, però in più, quindi come dire, abbiamo distribuito, come dico io, quello che c'era, quasi in termini solidali. Tanto è vero, di converso, anche il numero degli occupati è aumentato, però se andiamo a vedere qual è il tipo di occupazione che in questo momento sta producendo Roma, è un'occupazione che non ci soddisfa. Certo, è meglio dire un lavoretto che la disoccupazione, però rimane un lavoretto. Un lavoretto che magari è il turismo, la ristorazione, che offre, ma non è quel lavoro che magari, eccetera. Quindi questo che cosa significa? Significa che a Roma sono aumentati gli imprenditori. Allora, e torno nella prima, adesso ho parlato dell'impresa di crescere, adesso ritorno nella prima parte del titolo, che è economia come. Oggi come oggi, un piccolo, un medio, un grande imprenditore ha proprio questo tema, economia come, perché se stiamo passando da un'economia analogica a un'economia digitale, questo significa una rivoluzione non soltanto della nostra vita, ma anche del modo di produrre, del modo di intendere i prodotti, del consumare e così via. Questo qui sta creando nella sostanza una certa insicurezza all'imprenditore italiano. L'imprenditore italiano, in fondo, in tutte le fasi, se l'è sempre abbastanza cavata, a volte, soprattutto in questo periodo, gli sta venendo il dubbio che questa volta potrebbe non farcela. E io, quando penso all'imprenditore italiano, non penso al grande imprenditore italiano che è internazionalizzato, che è già diventato, magari è partito dall'Italia, ma già sta in un'altra dimensione. Io penso proprio al tipico imprenditore italiano, quello medio, quello piccolo, che in un certo senso in questo momento è abbastanza insicuro, perché troppe variabili si sono mosse contemporaneamente e con grande velocità e non ha, diciamo, contesti rassicuranti. Il dato che veniva ricordato prima sulla crescita è un dato importante. Guardate, tu non puoi parlare di impresa senza parlare di crescita. Va dire, se c'è un argomento che è completamente sparito nel dibattito politico ed economico in questo momento d'Italia, è proprio quello della crescita. L'imprenditore o cresce o muore, e o va avanti, non c'è pareggio qui, quindi o si vince o si arretra. Allora, questo tema della crescita è diventato un problema drammatico, ma crescere come? Dove? Come? Ad esempio, il tema del digitale noi l'abbiamo approcciato come sistema paese e quindi anche come imprenditore nel modo negativo. Tutte le statistiche ci dicono che siamo in grave ritardo, ma del resto non ce l'avevamo a banda larga. Quando parlavamo con la pubblica amministrazione ci parlavamo tramite la carta e non tramite il digitale. E le scuole ci davano studenti che hanno avuto una bella formazione sui libri, ma poco dal punto di vista tecnologico, quindi anche il sistema non ha aiutato. Allora è importante che questi temi noi, prima cosa dobbiamo riconoscere un po' le nostre debolezze e poi ripartire con una stessa strategia. I temi che vengono affrontati oggi, in questa grande varietà di argomenti, sono importanti. Tant'è vero, io oggi, se uno dice qual è il pubblico tipo che ti piacerebbe trovare in queste cose, secondo me due tipi di persone mi piacerebbe che partecipassero. Uno, gli studenti, avendo 27 università, di cui non so quante di economia, scienze politiche, ingegneria, eccetera, eccetera, mi piacerebbe che tutti questi studenti passassero a sentire, vedere, eccetera, eccetera, perché è una delle risorse che per fortuna Roma ha, diciamo, questa. Secondo, proprio gli imprenditori, che avendo tanti dubbi vengono qui a dire: ma fammi vedere un po' su questo tema, su quest'altro tema, a che punto sta il dibattito, che cosa si sta vedendo, eccetera, perché la conoscenza o l'approfondimento di un tema è il primo passo, quindi la consapevolezza dell'azione, ma se tu hai già il ragionamento confuso, l'azione sarà confusa. Allora, questa è una grande, diciamo, opportunità, quindi anche come Camera di Commercio io ho chiesto ad esempio a tutte le associazioni imprenditoriali di Roma di promuovere questa iniziativa e favorire, eccetera. Chiudo con una cosa che è già stata ricordata, che viene fatta una specie di anteprima, chiamiamola così, della manifestazione presso la Camera di Commercio sull'economia di Papa Francesco. Ma perché abbiamo scelto questo tema? E ci fa piacere, diciamo, infatti, ospitarlo e dare anche questa formula, diciamo, articolata delle manifestazioni. Uno, perché
Uno perché Papa Francesco è uno dei leader mondiali, secondo perché la Chiesa è la prima e più antica istituzione globalizzata che l'uomo abbia mai creato, diciamo, e quindi ha, secondo me, proprio gli strumenti per guardare e vedere alcune cose che magari noi, diciamo, non riusciamo a vedere, in questa storia incredibile, diciamo, della Chiesa, quindi un'istituzione umana che però è durata quasi 2000 anni, non esistono altre, ha proprio questo elemento della globalizzazione. Tant'è vero si sente spesso nelle parole di Papa Francesco, diciamo, una lunghezza e una profondità che deriva anche dal suo posizionamento. Ecco, quindi queste sono un po' le cose che vengono offerte, veniva chiamato come un dono alla città, un'opportunità che viene data a tutti quelli che si interessano, diciamo, di questi temi e con questi temi vogliono dare il loro contributo al nostro un po' acciaccato paese. Grazie.